Il numero dei contagi di ieri e di oggi ci aprono una speranza, una luce in fondo al tunnel, però sicuramente la situazione sanitaria in questo momento, in particolare nella provincia di Ancona, è molto critica, quindi dobbiamo assolutamente stringerci intorno a questi provvedimenti, cercando di rispettare le regole, cercando di rispettare quelle che sono le ordinanze che sono state emesse. Se noi andiamo a vedere che noi abbiamo fatto i provvedimenti e abbiamo mosso i primi meccanismi nella nostra regione quando per 2 volte, per 2 settimane siamo stati confermati gialli, e se andiamo a vedere che oggi abbiamo praticamente 4 province su 5 in rosso, mentre siamo stati e credo che potremmo essere riconfermati arancioni anche la prossima settimana, significa che quel meccanismo dei 21 indici, come qualche volta era già stato sottolineato in passato, non è un indice e non è un meccanismo tempestivo rispetto alla situazione reale. Stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le energie che possiamo mettere in campo. In una settimana siamo riusciti, e li ringrazio veramente, a raggiungere un accordo con i medici di medicina generale. Li ringrazio, dicevo, in maniera molto particolare, perché la categoria di medici di medicina generale può essere in questo momento la categoria determinante, anzi io sono sicuro che sarà la categoria determinante nel sostenere la vaccinazione a domicilio, la vaccinazione per coloro che magari hanno delle difficoltà, sono le fasce più deboli, e la vaccinazione anche di una gran parte della popolazione. Come determinante sarà la vaccinazione per il tramite delle associazioni di categoria. Ieri abbiamo dato in giunta un protocollo che sarà sottoposto alla categoria e che già hanno espresso una disponibilità, e anche voglio ringraziare anche loro, le categorie e le imprese che comprendono il momento di difficoltà e stanno cercando di collaborare con le istituzioni. Chiaramente lasciatemi dire che un grande ringraziamento va a tutti coloro che nel tracciamento, nei pronti soccorso, nei reparti di medicina di terapia intensiva stanno combattendo il virus ormai da 1 anno instancabilmente e sempre in prima linea. E noi abbiamo messo in campo tutte queste iniziative proprio per cercare di essere all'altezza del numero di vaccini che noi speriamo possa arrivare, e per sottoporre chiaramente in maniera volontaria a tutti coloro che vorranno la somministrazione del vaccino. Credo che il vaccino e la vaccinazione, insieme al tracciamento, debbano essere i due fattori su cui insistere, le due linee strategiche su cui insistere più di tutti in questa fase, che a 1 anno dall'inizio di questa pandemia e mostra un'esasperazione da parte dei cittadini che giustamente non ce la fanno più, come mostra ormai anche una serie di difficoltà importantissime da parte di tante categorie economiche, i commercianti, gli artigiani, che purtroppo oggi sono chiamati veramente a pagare un prezzo carissimo alla pandemia. In questo senso credo che sarà importante capire quello che sarà il decreto sostegno da parte del governo per cercare di capire se e come e quanto potrà intervenire anche la Regione, che non si tirerà indietro e cercherà di fare la sua parte. Le osservazioni sul DPCM corrente restano valide, sono delle osservazioni che guardano quello che noi viviamo ogni giorno, e noi chiediamo in qualche maniera assolutamente che ci sia una possibilità di ristorare le attività economiche, che sono disponibili a fare sacrifici anche con le chiusure, ma non possono essere abbandonate a se stesse. Ormai sono mesi che aspettiamo questo decreto, oggi credo che sia un termine che, seppur il governo è neo-insediato e quindi capisco il momento in cui si arriva a lavorare, però credo che sia giusto dare un cenno a quella che è una possibilità di mettere in campo queste risorse, perché la preoccupazione e l'esasperazione che purtroppo viviamo anche a fronte di queste misure aggiuntive è veramente tantissima.